Siamo passati a lavorare con i ragazzi delle Under 19, prima però si è chiuso il doppio raduno delle due Under 17, ragazzi e ragazze, innanzitutto un bilancio. Beh, molto bene perché la prima settimana è stata concepita come campus, per cui molto rilassante, abbiamo lavorato molto sulla tecnica individuale. C'è stata una buona integrazione tra maschile e femminile sia riguardo ai giocatori che lo staff. È molto positivo. Nella seconda settimana l'Under 17 ha lavorato un po' più di squadra e soprattutto per cercare di iniziare a parlare dei principi delle squadre nazionali. E niente, quindi tutto molto bene, adesso sotto con l'Under 19 e poi di nuovo Under 17, se non è stata infuocata. Ecco, Under 19, le ragazze preparano l'impegno più ravvicinato tra tutti, quello del Championship che si giocherà poi dal 12 al 18 qui a Chieti. Per i ragazzi c'è l'appuntamento storico invece dei campionati europei. Appuntamento veramente importante, non siamo abituati ad affrontare questi avversari e questi palcoscenici, però direi che a mio modo di vedere la squadra è ben attrezzata, ci sono delle buone individualità. Nonostante il Covid nell'ultimo anno e mezzo si è lavorato abbastanza, ci mancano le partite, diciamo che questa settimana che entra sarà un po' l'inizio di alcuni tornei amichevoli con Lussemburgo e Italia Under 17, poi proseguirà a fine di luglio dal 20 al 30 una doppia amichevole in Macedonia e una doppia amichevole in Grecia. I ragazzi saranno sempre insieme fino appunto al 12 agosto quando inizieremo a giocare contro la Serbia. Li hai visti? Com'è l'atmosfera tra loro? Atmosfera molto, molto buona, diciamo che è una squadra molto disciplinata. I ragazzi sono motivati, sono consci dell'importanza di questo appuntamento. Si stanno giocando l'estate, non è facile per dei ragazzi di 18-19 anni mentre gli altri sono in vacanza e poi affronteranno la preparazione, trovarsi a passarla tra di loro qui in nazionale. Chiaramente molti lo vorrebbero essere convocati in nazionale, probabilmente loro hanno capito quanto è importante, si trovano bene, sto vedendo anche dei rapporti di amicizia o al di là dello sport, quindi si preannuncia una buona estate per loro. Opportunità di crescita per i ragazzi, per le ragazze che lavorano insieme, dal tuo punto di vista, quello del direttore tecnico, anche però per gli allenatori, perché anche gli staff tecnici delle nazionali maschile e femminile sono costantemente insieme, peraltro anche con l'apporto di esperti, di allenatori anche in arrivo dall'esterno in collaborazione come abbiamo visto nelle settimane precedenti. Sì, come dicevo all'inizio, il campus ha dato modo a me, a Liliana, a Elena Barrani, Adele De Santis di lavorare insieme a Beppe Tedesco, insieme a Boris Popovic, e quindi c'è stata un po' una fusione delle nostre conoscenze, per cui credo che questo ci aiuterà in futuro anche a lavorare in maniera maggiormente coordinata. Ma anche tra tutti gli allenatori dello staff maschile c'è stato un grande apporto dovuto al fatto che sono stati chiamati anche allenatori esperti nei ruoli perché hanno dato il loro contributo, tipo Sandro Fusina e Domenico Iaia hanno dato il loro contributo nel campus, e questo ci arricchisce e ci dà anche l'opportunità a noi di valutare altri allenatori che serviranno.